Grazie di cuore. Questo è un mare dove non ci sono i barconi dei clandestini, ma rimane turisti locali, per fortuna. Ne abbiamo le spalle piene di quelli che vengono in Italia per farsi mantenere. Non c'è bisogno di questa gente, quindi grazie. E grazie agli imprenditori turistici di questo territorio. Fatevi un applauso perché avete veramente aiutato a salvare questa terra, questo mare. Venendo qua, sapete perché vinciamo? Perché da una parte parliamo di lavoro, di sicurezza e di futuro, dall'altra parte gli rimangono solo gli insulti. E hanno già perso. Oggi eravamo in una piazza strapiena a Cava dei Terreni per parlare di scuola, di ambiente, di bellezza e di futuro, e dall'altra parte c'era qualche sfigato con la bandiera rossa che lanciava sedie contro i poliziotti e i bambini. Quelli non sono contestatori, quelli sono criminali che meritano la galera. Anche perché se uno non è d'accordo con quello che diciamo, è libero di farlo, vada a farsi un bagno, visto che c'è un mare bello grande. Io vi dico che l'impegno che ci prendiamo è, primo, per impedire che la sinistra di De Luca reintroduca la legge Fornero, e faremo le barricate per evitare che rimettano la legge Fornero, perché non si scherza col lavoro. Due, impegnarci per riaprire la scuola in sicurezza, assumendo i precari, usando le scuole e le classi delle paritarie, aiutando i nostri bimbi e assumendo maestre, e non comprando banchi con le rotelle come fa la Azzolina. Anche perché i frutti della scuola alla Azzolina sono quelli là, sono ragazzi maleducati. Lavoro, scuola, sicurezza. Io tra 40 giorni andrò a processo in un tribunale a Catania perché ho bloccato gli sbarchi di clandestini, e io vado a testa alta in quel tribunale. Perché in Italia si entra se si ha il permesso di entrare. Punto. I nostri genitori e i nostri nonni andavano all'estero e nessuno gli regalava case, alberghi, telefoni o 35 euro al giorno. Se qualcuno anche in questa spiaggia ama i clandestini, se li porti a casa sua e li mantenga lui. Questo. Troppo facile fare i generosi con i soldi degli altri. E da questo punto di vista, ripeto, io ho incontrato 100 imprenditori agricoli a Eboli che fanno grande questa terra, che non chiedono aiuti o raccomandazioni, che non chiedono redditi di cittadinanza, ma lavoro, lavoro, lavoro.
democrazia, meno tasse, più lavoro. È questo l'impegno che ci prendiamo, quindi il sogno è quello di una campagna libera dai De Luca, dai Di Maio, dai De Magistris, dai Bassolino. La campagna ai campani, con le case popolari prima gli italiani e con posti di lavoro prima gli italiani. Questa è la scelta della Lega, quindi io vi dico grazie, avanti col sorriso, avanti con l'entusiasmo, lasciamo a sinistra la rabbia, la gelosia, gli insulti e i fischietti e prepariamoci a liberare questa regione e questo paese dai mafiosi e dai clandestini. Viva Napoli, viva la campagna, viva l'Italia libera e sicura. Grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti voi. Siamo nel Parco Nazionale del Cilento, un Cilento però spesso abbandonato dalle istituzioni. Dimenticato troppo spesso dalla regione, perché in regione Campania c'è qualcuno che è di serie A e qualcuno che è di serie B. Io prima di venire qua ho incontrato degli imprenditori agricoli eccezionali a Eboli che chiedono che venga valorizzata l'agricoltura, la pesca e il turismo. Poi sono orgoglioso di riconoscere il merito di chi ha difeso queste coste, questo mare, questa terra, di chi tiene gli italiani in Italia a fare vacanze invece che andare altrove. Sono orgoglioso. Come Lega abbiamo sospeso la direttiva Bolkestein e quindi abbiamo permesso che il mare della campagna rimanesse gestito da campagna, quindi sono qua a ringraziare. È anche uno dei nuovi simboli della malasanità, perché qui Caldoro ha chiuso l'ospedale, De Luca non l'ha riaperto, ha fatto fritture, e allora voglio dire, qui è una marmellata, la gente è abbandonata. È per questo che per la prima volta nella storia della regione Campania i cittadini troveranno fra 20 giorni il simbolo della Lega sulla scheda. Perché c'è gente che per 50 anni ha promesso e non ha fatto. Io oggi ho visitato il Covid Center di Salerno che non funziona, ieri ho visitato, lo so, me l'hanno segnalato, ieri ho visitato il Policlinico di Caserta che non funziona, c'è gente che aspetta da 20 anni l'ospedale, l'acqua, lo smaltimento dei rifiuti. Noi non promettiamo miracoli, però una buona amministrazione la dove la Lega governa. Il centrodestra va con fevile in tutta Italia, ma quella in Campania è la missione più difficile. A me piacciono le sfide più difficili e non c'è nessuna partita persa in partenza, anche perché prima volta ho visto i sondaggi sulla carta sono stati ribaltati dai cittadini. Io sto provando tanta voglia di cambiamento, qualche cretino e qualche violento come a Cava di Tirreni, perché chi lancia le sedie contro i poliziotti non è un contestatore di Salvini, è un criminale. Però sto incontrando in questi giorni e tornerò ancora in campagna prima del voto tanta bella gente. Una domanda sulle scuole: nel caso in cui non aprissero, sarebbe no. Da imputare il governo oppure non chi... Lo prendo neanche in considerazione. Il diritto allo studio non si tocca, il diritto alla salute non si tocca, il diritto di voto non si tocca. Noi abbiamo chiesto al ministro Azzolina di assumere gli insegnanti stabilizzando i precari e di usare le aule vuote delle scuole paritarie. Solo facendo queste due cose si ridurrebbero della metà i problemi, invece di cercare banchi con le rotelle o altre stranezze. Senatore, il mancato accordo del centro-sinistra vuol dire che non vogliono il bipolarismo, tutto sommato, perché sennò la sinistra si mangia i grilli. Vuol dire che si odiano ma stanno insieme pur di rimanere attaccati alla poltrona, ma non durano a lungo, né in campagna né a Roma. Grazie mille.